dichiara Costanzo Salvatore e Nabio Filippo colpevoli dei delitti loro ascritti. Si è chiuso dopo 7 anni il processo di primo grado a carico dei presunti stupratori di Carmela Cirella, la ragazzina di 13 anni di Taranto che nell'aprile 2007 si suicidò dopo aver raccontato delle violenze subite gettandosi dalla finestra di un appartamento al 5° piano del quartiere Paolo VI. 10 anni di reclusione per Salvatore Costanzo, 9 anni e 6 mesi per Filippo Landro, entrambi di origine siciliana, ritenuti colpevoli di violenza sessuale aggravata su minore. Pene aumentate rispetto alla richiesta dell'accusa, che era di 7 anni di reclusione ciascuno. Assolto con formula piena invece Massimo Carnevale, tarantino, difeso dall'avvocato Maurizio Besio. In questo caso anche il PM ne aveva chiesto l'assoluzione. Questa è la decisione della prima sezione penale del Tribunale Ionico, presieduta dal giudice De Tommasi, Alatere, Lucalza e Ruberti. Un processo lungo e delicato, spesso seguito dalle associazioni femministe che hanno manifestato più volte nel tempo davanti a Palazzo di Giustizia. In lacrime, dopo la lettura della sentenza, il patrigno di Carmela, Alfonso Frassanito, che in questi anni si è sempre lamentato delle lungaggini giudiziarie derivanti dai numerosi intoppi procedurali, anche se l'uomo non vive più da tempo con la madre naturale della ragazzina suicida.